Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo-Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale. Amici sportivi, un cordiale saluto da Gerardo Lobosco. Siamo allo stadio Gaetano Romanelli di Monte San Giacomo per seguire l'incontro di calcio tra il Sassano e il Real Pontecagnano, gara valida per la 22ª giornata del campionato regionale di promozione. Le squadre sono già in campo, agli ordini del signor D'Arienzo di Salerno, che guida la terna arbitrale tutta salernitana. Il Sassano gioca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, invece con una casacca biancazzurra, invece casacca azzurrana per il Real Pontecagnano. È tutto pronto, tra qualche istante e ci sarà il fischio d'inizio per questa gara che chiude la 22ª giornata, in quanto tutte le gare di questo turno sono state giocate in anticipo e più in avanti vi daremo anche i risultati. Il Sassano con questa casacca biancazzurra, azzurra e pantaloncini bianchi, e scende in campo con questa formazione, con la consueta e tradizionale numerazione che va dall'1 all'11: Astorino tra i pali, Gulfo, Albano, De Angelis, De Nigris, Incitti, De Luca, Maiorano, Ciuffo, Trezza e Coccaro. Intanto c'è la prima azione per il Sassano con Albano che si è reso pericoloso, ma c'è stata la segnalazione del signor Cirillo, sempre della sezione di Salerno, che ha segnalato la posizione di offside del numero 3 del Sassano. Invece il Real Pontecagnano scende in campo con Sorriso tra i pali, Procida, Sagarese, Amato, Giannattasio dell'Isola, Guerriero, Bifulco, Montella, Borse dell'Arciprete. Questi gli 11 in campo. Tra qualche istante daremo anche la composizione delle panchine che sono formate per il Sassano. Insieme a mister Giovanni Cammarano ci sono Buccella con il numero 12, Calicchio 13, D'Alto, Cestaro, Grimaldi, Pellegrino e Ciuffo Antonio il biondo, come viene definito, anche perché c'è l'altro Ciuffo Antonio, lo scuro, che gioca con la maglia numero 9. Invece con mister Angelo Quaglia per il Real Pontecagnano ci sono Maggio col numero 12, e Corralluzzo, De Rosa, Dauria, Franco, De Martino e Lauro, allenatore Quaglia. Ora c'è questo calcio di punizione affidato all'estremo difensore Sorriso. Diciamo che questo incontro che si gioca in un clima primaverile a Monte San Giacomo, che ritorna ad essere la sede dei turni casalinghi del Sassano dopo due gare disputate sul sintetico del Fratelli Cardillo di Sant'Arsenio, quindi ritorna ad essere la casa naturale per la formazione del presidente Domenico Ricciardone. Diciamo subito che alla luce della classifica che vede il Sassano occupare la terz'ultima posizione, ora diventata penultima dopo gli incontri di ieri, è quella del Pontecagnano che ha 26 punti. È davvero uno scontro salvezza, uno scontro per posizionarsi meglio nella griglia playoff. Infatti, come dicevamo, il Sassano, intanto seguiamo questa azione di Arciprete che prova di involarsi sulla destra, recupera un po' la difesa del Sassano e poi va a chiudere il numero 6 Incitti e fa giungere la sfera tra le braccia dell'estremo difensore Astorino, che controlla senza problemi. Ma c'è stata questa buona iniziativa dell'Arciprete che ha provato a far partire il contropiede. Dicevamo che il Sassano con 22 punti sono frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, con 15 reti fatte e 25 subite. In casa diciamo che ha vinto 4 volte, 2 volte pareggiato e ha perso 4 volte, questa è un po' la nota stonata, facendo 7 reti e subendone 9. Invece tra qualche istante, dopo aver seguito anche questo calcio di punizione del Real Pontecagnano, vedremo anche i numeri del nulla di fatto, sbagliatissimo questo calcio di punizione. Anche vediamo ora i numeri del Real Pontecagnano.
Milano, che di punti, ne, come dicevamo, ne ha 26, ha vinto 6 volte, ha pareggiato 8 volte, ha perso 7 partite facendo 21 reti e subendone 28. Fuori casa ha vinto 2 volte, 5 pareggi e 3 sconfitte con 6 reti fatte e 9 subite. Quest'oggi Angelo Quaglia presenta l'emergenza per squalifiche, infatti sono 4 i calciatori che sono stati appiedati dal giudice sportivo della Corte, pensate, per 6 giornate, poi Ragone per 2 giornate, un turno a testa. Intanto vediamo dell'Arciprete che prova il pallonetto e realizza il vantaggio del Real Pontecagnano. Sembrava che la palla andasse oltre la traversa, invece al 4 minuto e mezzo c'è il vantaggio del Real Pontecagnano con dell'Arciprete che sblocca il risultato. Un po' a sorpresa, ha sorpreso un po' la difesa, ha sorpreso anche Astorino, e Albano si lamenta con l'assistente per una presunta posizione di offside, ma intanto c'è il vantaggio del Real Pontecagnano con dell'Arciprete. Tra lo sconforto della retroguardia del Sassano che si è venuto a trovare in svantaggio, c'è stata questa conclusione un po' sbilenga che ha sorpreso tutti, con la sfera che sembrava destinata ad uscire oltre la porta, invece si è assunto una traiettoria davvero strana e ha terminato la propria corsa in fondo al sacco di Astorino. Quindi dopo 4 minuti si sblocca il punteggio al Romanelli di Monte San Giacomo con il Real Pontecagnano che si trova in vantaggio grazie alla marcatura di dell'Arciprete. Stavamo dicendo che è una gara molto importante in chiave play-out, il Sassano deve cercare di avvicinarsi, ma con questo inizio davvero shock, vediamo se riuscirà a reagire a questa marcatura di dell'Arciprete. La formazione del presidente Ricciardone che prova ad impostare ora con questa iniziativa, subito fermata, ancora vediamo che c'è il numero 8 Maiorano, palla recuperata ancora dalla Real Pontecagnano con Montella, Montella che appoggia su dell'Arciprete che ancora batte a rete, Montella che aveva iniziato la stagione anche con il Valdiano, ora è approdato al Real Pontecagnano in promozione, Valdiano in eccellenza, ha avuto una breve esperienza non proprio fortunatissima per l'attaccante angrese. Ora ancora il Sassano che prova a ripartire con il numero 5 De Nigris che appoggia su Maiorano, ora c'è questa iniziativa ancora con Maiorano, Maiorano mette in movimento De Luca, De Luca per De Nigris, senta decollare la manovra della squadra di Cammarano, Maiorano prova a mettere in movimento Albano, Albano anticipa e va a guadagnare un calcio d'angolo, un corner per la formazione di casa. Va alla battuta proprio Albano, vediamo questo calcio d'angolo con la palla che arriva in mezzo e c'è il tentativo da parte di Ciuffo che viene fermato provvidenzialmente dalla retroguardia del Real Pontecagnano. La palla resta in campo ma c'è questa rimessa laterale come ha prontamente segnalato l'assistente del signor D'Arienzo che dirige questo confronto. Ricordiamo a beneficio di chi si ponesse solo in visione che il Real Pontecagnano sta conducendo. Intanto c'è questa iniziativa del Sassano, palla ancora in mezzo e c'era forse un tocco di braccio lamentato dagli uomini del Sassano, ancora si continua a giocare, batti e ribatti con il Sassano, tutto proiettato in avanti, ora c'è Incitti che alleggerisce non in modo preciso e costringe Astorino a spazzare lontano dalla propria area, un pericolo che stava procurando l'attaccante Montella. Siamo giunti al 9° minuto,
e quindi il punteggio vede la formazione ospite in vantaggio dal quarto con la rete di dell'arciprete, un pallonetto che ha sorpreso tutti. Incitti scarica, sbaglia questa volta il numero 4 De Angelis, ma la palla arriva a De Luca. De Luca, ottimo, supera un avversario, prova l'azione personale, poi prova ad impostare su Albano e c'è un tocco di petto. Albano chiedeva un tocco di mano, invece il direttore di gara ha lasciato correre, ha segnato solo la rimessa laterale. Vediamo che ancora Albano mette in mezzo, poi appoggia su Maiorano prova a mettere ancora in movimento De Luca, ma la sfera arriva tra le braccia di Sorriso che va a bloccare senza problemi. Immediata la reazione del Sassano, anche se finora non si è concretizzata, al gol a freddo possiamo dire. Recupera un buon pallone Montella che prova ad impostare, ma questa volta chiude bene De Nigris. Riparte ancora il Sassano con Albano prova a mettere in movimento De Luca sulla corsia sinistra, riesce a mettere in mezzo ma non trova l'impatto giusto con la sfera e la stessa termina oltre il fondo del campo. 1-0 per, o meglio sarebbe dire 0-1 a favore del Real Pontecagnano in questa gara che si gioca a Monte San Giacomo ed è valida per la 22esima giornata del campionato di promozione, uno scontro davvero diretto in chiave salvezza. Sassano che dopo i risultati di ieri è scivolato al penultimo posto, intanto c'è questo calcio di punizione, noi ne approfittiamo visto questo qualche secondo per ricordare gli anticipi di ieri: Buccino Salerno 2-0, Calpazio Santa Maria Cilento 1-2, Cannalonga Temerane San Mango 3-3, Olympic Salerno Poseidon 1-0, Picciola Gifonese 3-0, Real Aversana Pandola 2-4 e Vigor Castellabate Costa d'Amalfi 1-0. Più avanti vi daremo anche la classifica aggiornata, intanto ora andiamo a seguire questo calcio di punizione per il Real Pontecagnano. Sulla palla ci sono Amato con il numero 4 e Borsa con il numero 10, siamo intorno ai 28 metri dalla porta difesa da Storino, sicuramente una distanza piuttosto consistente per tentare la conclusione in porta, ma vediamo che Amato mette in mezzo e c'è Montella che impatta di testa, ma era finito in posizione di offside l'attaccante della formazione guidata in panchina da Angelo Quaglia. Diciamo anche la classifica che vede ancora in testa, sempre più in testa, la Picciola con 53 punti, seguito dal Santa Maria Cilento, secondo a 47. Neanche a parlarne di playoff, perché la distanza è davvero siderale dalla terza, che è la coppia composta da Salernum e Temerari a quota 31, poi un'altra coppia Gifonese e Cannalonga a 30, poi tutte le altre sono, possiamo dire, in lotta per cercare di evitare un posto nei play-out. A partire dalla Calpazio con 29 punti, Poseidon, poi abbiamo Pandola 28, Poseidon 27 e tra poco vi diremo le altre, insomma il Real Pontecagnano a 26, ma sta vincendo quest'oggi un'importante partita. E poi abbiamo ancora a 24 punti la zona rossa composta da Real Aversana e Vigor Castellabate che ha compiuto un bel passo ieri, e scivolata al penultimo posto il Sassano a 22, che precede l'Olympic Salerno che dopo la vittoria di ieri è a quota 19. Insomma un bel enigma per capire chi alla fine riuscirà ad evitare questi play-out, e sicuramente ci proverà soprattutto il Sassano, che deve necessariamente vincere, l'imperativo deve essere vincere la gara odierna contro una diretta antagonista, ma al momento il risultato è a favore del Real Pontecagnano che dal quarto minuto, grazie a dell'arciprete, si è portato in vantaggio. Ora c'è un calcio di punizione assegnato dal direttore di gara da Rienzo a favore del Sassano. Intanto vediamo che recupera la palla Maiorano.
anticipato Albano, Sassano che prova a spingere. De Luca lascia la battuta ad Albano, ancora Maiorano, Albano, combinazione tra i due, ancora Maiorano per il numero 10 Trezza. Trezza scivola sul terreno di gioco, ma intanto c'è un fallo, l'azione prosegue con la palla che arriva a borsa dall'altro lato del campo. Vediamo, intanto rimane a terra Montella, si continua a giocare, ma poi Borsa decide di mandare il pallone in campo e vediamo che c'è l'ammonizione combinata nei confronti di De Nigris per il fallo commesso a spese di Montella. Quindi c'è l'ammonizione per De Nigris che aveva commesso fallo. L'arbitro, visto la situazione di vantaggio, aveva deciso di far proseguire il gioco, ma invece i compagni, visto che l'attaccante continuava a rimanere accasciato a terra, hanno deciso di spedire la palla oltre la linea laterale per favorire l'intervento dei sanitari, che tra l'altro non ci sono stati, e quindi poi è stata restituita la sfera stesso al Real Pontecagnano. E l'azione Pontecagnano, e l'azione riparte dai piedi dell'estremo difensore Sorriso, che effettua questo lungo rilancio, preda però di Maiorano. Maiorano combinazione con De Luca, De Luca che mette in movimento Albano, Albano, Maiorano, ancora Albano che prova di prima, ancora per il numero 10 Trezza, per Ciuffo, chiedo scusa, ancora Maiorano in qualche modo guadagna la palla, arriva ancora ad Albano che effettua questo tiro cross che non è né un tiro e non cross, favorisce il portiere, che non deve neanche intervenire e quindi va a recuperare la sfera. Siamo giunti al sedicesimo del primo tempo, Sassano 0 Real Pontecagnano 1, decide finora il parziale la rete dell'arciprete al quarto minuto, un pallonetto che ha sorpreso la retroguardia del Sassano, che ora prova a riportarsi in avanti. Pallone perso da Ciuffo, recuperato da Amato, ora c'è questo recupero provvidenziale con palla che a Maiorano, mette ancora in movimento Albano, Albano prova ancora una volta un tiro sbilengo, facendo arrabbiare non poco il tecnico Cammarano, che avrebbe preferito una soluzione diversa da quella che ha provato il difensore di fascia. Palla che arriva a Montella, Montella prova ad andarsene, attaccato, viene fermato dall'intervento del numero 2 Gulfo, che è andato in anticipo sul numero 9 del Real Pontecagnano. Ancora Montella recupera un po' pallone, poi viene ancora fermato proprio nei pressi della panchina della sua squadra, dove siede il tecnico Angelo Quaglia, altro nome molto noto negli ambienti del Vallo di Diano per essere stato uno dei protagonisti dello storico Valdiano 85, la squadra che militava in Serie D allora nell'Interregionale. Ancora il Real Pontecagnano che si porta in avanti e guadagna questa rimessa laterale. Il Sassano dovrebbe un po' accelerare i ritmi per cercare di raddrizzare le sorti di questo match, che al momento lo vede soccombente di una rete. Vediamo intanto, bravo Montella a controllare la sfera, ma non ha perfezionato il rilancio, il servizio. Intanto la retroguardia del Pontecagnano riesce a recuperare la sfera e a proporsi ancora con Guerriero, sbaglia De Nigris, c'è uno scambio con Albano che non, intanto vediamo che Incitti va a chiudere, De Nigris dall'altro lato cambia gioco per il numero 11 Coccaro, che prova ad involarsi, Coccaro mette in movimento Ciuffo, Ciuffo anticipato in questa circostanza da Procida,
che poi spedisce la palla resta in campo, c'è una rimessa laterale ancora a favore del Sassano che quindi resta in fase d'attacco, Coccaro, poi c'è De Angelis, Maiorano, Maiorano cambia gioco e chiama in causa De Nigris, De Nigris, ancora Maiorano, scambio tra i due, vediamo Maiorano, Maiorano effettua questo lancio in mezzo, a la pallona, il pallone preda della retroguardia del Real Pontecagnano che riparte ancora con Montella che prova a mettere ancora in movimento e poi c'è Gulfo. Procida all'indietro per Sorriso che rilancia con i piedi e manda direttamente oltre la linea laterale. Sempre 1-0 a favore del Real Pontecagnano, i minuti di gioco sono 20, pallone recuperato da Ciuffo che prova a districarsi tra un paio di avversari, alla fine perde anche palla, la rimessa laterale è a favore della formazione picentina, ancora Montella che non controlla bene e si trascina la sfera oltre il perimetro del terreno di gioco. Ancora De Angelis, batti e ribatti a centrocampo, prova a cambiare gioco da quest'altro versante dove agisce Albano, Albano vediamo che prova questo traversone, ancora una volta non preciso e va a finire in bocca alla retroguardia del, questa volta invece troppo lungo quello effettuato da De Nigris, una manovra un po' spezzettata sicuramente. Un Sassano che non riesce a trovare la quadra in questa fase, non riesce ad impostare delle azioni come richiede il tecnico Cammarano. Invece il Pontecagnano è ripartito con Montella, Montella che è molto generoso ma molto impreciso. Maiorano questa volta capisce tutto dell'arciprete, autore della rete del vantaggio che va a interrompere l'azione della formazione picentina guidata da Angelo Quaglia. Intanto c'è Amato, anche lui sbaglia, ancora ottimo la giocata di Maiorano, Maiorano che prova a mettere in movimento De Luca, De Luca c'è un fallo forse, si continua a giocare, l'arbitro lascia correre quindi può ripartire il Pontecagnano ma non c'è nessuno, la palla è stata regalata di fatto al Sassano, Incitti, Incitti, vediamo ancora De Nigris per Maiorano che gioca una quantità enorme di palloni, spesso però sbagliandoli, vediamo che c'è l'ottimo controllo di Albano, Albano prova a mettere in movimento non si sa chi, tra De Luca e De Nigris alla fine a metà strada tra tutte e due e ne approfitta Sorriso che va a bloccare senza problemi. Coccaro. Ancora per Maiorano c'è un fallo ai danni di Coccaro proprio nel cerchio del centrocampo, l'arbitro interrompe il gioco, poteva farne anche a meno visto che la palla era in possesso degli uomini del Sassano, ancora Maiorano che lancia a cercare De Luca ma è anticipato da Guerriero che controlla che la sfera oltrepassi la linea laterale. Troppa imprecisione nei passaggi tra i reparti. Albano ancora per il numero 10, Trezza, fermato Trezza. Ora Montella che non riesce a controllare. De Luca, De Luca prova ad andarsene, viene fermato da Guerriero. Poi c'è, vince un rimpallo dell'arciprete, prova ad andarsene, supera anche De Nigris, entra in area però è decentrato, c'è Montella, poi apre dall'altro lato dove c'è il numero 11, non si concretizza questa azione, c'era il numero 10 Borsa, non si è concretizzata questa azione da parte del Real Pontecagnano che però è riuscito a guadagnare un calcio d'angolo. Una rapida ripartenza della formazione picentina,
stava ancora una volta per far male alla retroguardia del Sassano, che si è fatta trovare impreparata. Seguiamo questo corner Muccio in area, palla in mezzo, c'è un colpo di testa, poi l'arbitro fischia, vede un fallo e quindi interrompe il gioco, nulla di fatto. Si ripartirà quando siamo giunti al 24esimo del primo tempo con questa rimessa da fondo campo. L'arbitro ordina di riprendere il gioco. D'Arienzo fiscalissimo ordina sta esacerbando un po' gli animi questo D'Arienzo. C'è un tocco falloso di Guerriero ai danni di De Luca da Tergo. L'arbitro ha segnato questo calcio di punizione. Vediamo che c'è dell'arciprete, posto, battuta la punizione, Incitti ormai esperto calciatore di 40 anni che ancora continua a calcare i terreni di gioco nonostante la veneranda età. Va a recuperare anche questo pallone appoggiato su Maiorano, all'indietro per De Nigris, De Nigris per De Luca, De Luca lascia scorrere, poi prova una conclusione sbagliata, fuori misura, nulla di fatto. E se n'è andato a metà del primo tempo con il Real Pontecagnano che continua a condurre questo match per 1-0 dal quarto minuto della prima frazione. Giornata primaverile quest'oggi nel Vallo di Diano, a Monte San Giacomo, clima ideale anche per disputare questo match. A Storino rinvia lunghissimo, poi c'è Ciuffo che spizzica soltanto un po', poi la palla arriva a Coccaro, Coccaro per Gulfo, Gulfo per Maiorano, sbilengo il lancio ma arriva in qualche modo a Ciuffo. Il Pontecagnano chiede la punizione ma poi c'è il pallone che viene, supera la linea laterale e si riprenderà con una rimessa a favore del Real Pontecagnano. Sassano che dopo un tentativo di reazione immediato alla rete dell'arciprete sembra essere tornato sugli standard e non riesce più a trovare la quadra in questa partita, che deve necessariamente cercare di far sua per migliorare una classifica davvero precaria, davvero deficitaria, che al momento, alla luce anche degli anticipi, la vede scivolata al penultimo posto con i suoi 21 punti. È reduce dalla bella affermazione ottenuta sul campo del Santa Maria Cilento, che è stata per tutto il girone d'andata capolista prima di cedere spazio e passo alla Picciola, che è davvero la corazzata indicata da tutti a inizio stagione come la squadra che doveva imporsi al campionato, e la squadra della Picciola lo sta facendo dopo aver inseguito un sorprendente Santa Maria che occupa la seconda posizione. Vediamo Albano che è alle prese con Guerriero, riesce a crossare, la palla non esce dal rettangolo del gioco, ora arriva a Maiorano effettua questo lungo traversone, anticipato Coccaro, e riparte ancora il Pontecagnano con Montella rallenta un po' l'azione e poi il pallone viene guadagnato da De Nigris e c'è anche un calcio di punizione. C'è un calcio di punizione per il Sassano. De Nigris aveva chiesto anche una sanzione più pesante
nei confronti dell'avversario, aveva chiesto anche il giallo. Vediamo che c'è Trezza, ottimo il controllo di Trezza al limite dell'area, lascia partire un tiro ma non impensierisce, Sorriso, buona la conclusione ma centralissima, e Sorriso riesce a bloccare senza eccessivi problemi. Vediamo che c'è Montella che spintona, si allarga troppo e con le braccia se ne avvede il direttore di gara, che assegna questo calcio di punizione alla squadra di casa, battuta per, da Incitti per Maiorano. Maiorano per De Nigris, De Nigris per De Luca, De Luca prova ad andarsene, si va a chiudere in un fazzoletto, e poi si trascina la palla oltre la linea laterale. Chiedeva anche un calcio di punizione. De Luca gioca di fatto in casa visto che lui è di Monte San Giacomo. Retropassaggio ancora Albano, poi c'è il rinvio. De Nigris di petto controlla con calma, scarica su Albano, Albano prova a mettere in mezzo per Ciuffo, c'è uno scontro quasi con De Angelis ma l'azione arriva a Gulfo, Gulfo prova ad involarsi, supera un avversario, ne supera un secondo, riesce solo a guadagnare una rimessa laterale. Coccaro con le mani ancora per Maiorano che controlla e scarica su De Nigris. De Nigris mette in lungo linea a cercare Albano, poi c'è De Luca che non controlla e quindi riparte il Real Pontecagnano con Amato, poi sbaglia tutto D'Amato, De Luca per Albano, Albano va a chiudere questa volta Montella, Maiorano, Maiorano un buon controllo, De Luca, e c'è questa volta il fallo da parte di Guerriero sul numero 7 De Luca, e alla battuta si porta Albano. Intanto si predispongono gli uomini al limite dell'area con Albano che va ad effettuare questa battuta sul versante sinistro del campo, quasi al limite dell'out. Palla in mezzo e c'è questo errore, erroraccio di Ciuffo, ma intanto c'era il fuorigioco segnalato, ma comunque Ciuffo aveva sbagliato in maniera clamorosa da pochi metri, il tutto sarebbe stato vanificato dalla segnalazione dell'assistente che aveva appunto evidenziato la posizione di offside dell'attaccante del Sassano, ma resta il fatto che Ciuffo non aveva impattato nel modo migliore la sfera. Intanto il tempo scorre e siamo giunti al 32esimo del primo tempo con il Real Pontecagnano che continua a condurre questa gara, che ribadiamo è in chiave play-out, con il Sassano che vede ora gli spettri della retrocessione diretta. Dovesse confermarsi questo risultato, sicuramente si augurano di no i tifosi della formazione cara al presidente Domenico Ricciardone. Vediamo che riesce a combinare Albano, mette in mezzo, ma va a chiudere il numero 3 Sorgese Sagarese. Coccaro, Coccaro per De Angelis, alle prese con un avversario, lotta caparbiamente, poi c'è l'intervento di Borsa che rinvia, non ci arriva Montella e può ripartire il Sassano con il numero 5 De Nigris che sempre sul versante sinistro scarica su Albano, Albano per Maiorano, manovra troppo lenta, si gira dall'altro lato ma si resta sempre nella metà campo del Real Pontecagnano. Ancora Incitti di testa con esperienza, anticipa Montella e ancora il Sassano, vediamo con De Nigris, Maiorano, Maiorano guadagna metri, prova ad appoggiare su De Luca, poi c'è
Montella che fa partire il numero 8 Bifulco, che si allunga troppo la palla, e il Sassano comunque continua a rimanere nella metà campo del Real Ponte Cagnano. Ancora c'è Ciuffo, Coccaro, e c'è un fallo proprio su Coccaro. Ci sarà un calcio di punizione. De Angelis, c'è stato un richiamo del tecnico Cammarano ad Albano, che voleva effettuare questo calcio di punizione. Ha ordinato che ad effettuare questa battuta fosse De Angelis, infatti poi Albano prova ad entrare in mezzo all'area, sbaglia tutto De Angelis, il pallone esce. Ancora Coccaro con le mani per Trezza entra in area, parla per De Luca effettua questo tiro che va a lambire il palo. Grossissima opportunità per il Sassano di pervenire al pareggio, ma questa volta De Luca non è stato molto fortunato. Effettivamente il suo cucchiaio al 35esimo ha lambito il palo. Davvero era rimasto sorpreso in questa circostanza Sorriso, che non avrebbe potuto fare nulla su questa giocata davvero buona del numero 7 del Sassano, ma la sfera ha solo fatto la barba al palo per poi concludere la propria corsa a fondo campo. Nulla di fatto per il momento e il Real Ponte Cagnano continua a rimanere in vantaggio. Vediamo che De Nigris incitti di testa, allontana per un momento, poi ancora incitti, batti e ribatti, si gioca molto confuso il gioco in questa fase, con De Nigris che prova, che chiude molto bene e poi appoggia su Albano, il quale controlla in maniera buona la sfera e appoggia ancora su De Luca Albano. C'è un calcio di punizione per un fallo commesso da Giannattasio nei confronti del numero 10 del Sassano Trezza. Calcio di punizione. Per la formazione di casa. Sulla palla, come al solito, si porta lo specialista dei calci piazzati, Albano. Vediamo, si continua a perdere tempo. Batte Albano, palla sulla barriera, arriva Maiorano per Trezza, che prova la conclusione ma sbaglia la misura e la sfera termina abbondantemente alta sulla traversa. Sfuma anche questa opportunità per la formazione di casa. Intanto ci siamo avviati nella fase conclusiva del primo tempo, restano da giocare altri 8 minuti più eventuale recupero che sarà accordato dal direttore di gara, il signor D'Arienzo della sezione di Salerno, come sono di Salerno anche gli altri due collaboratori. Intanto vediamo che c'è ancora l'arbitro, interrompe il gioco ed estrae un giallo nei confronti di Amato, facendo un po' arrabbiare quelli del Sassano. È il secondo ammonito della gara, dopo De Nigris tocca anche ad Amato. De Nigris del Sassano, ora Amato del Real Ponte Cagnano. Un Real Ponte Cagnano che
Negli anni passati è stata grande protagonista del campionato di promozione, quest'anno è un po' in tono minore. Vediamo questo calcio di punizione. Palla sui piedi di Maiorano. Maiorano scarica su De Angelis. Poi c'è questo errore di De Nigris. Rimessa con le mani per il Pontecagnano, palla sui piedi di Montella, Montella all'indietro per il numero 10 Borsa, che cambia gioco dall'altro lato del campo dove agisce Sagarese. Poi c'è il Bifulco, ma si porta la palla oltre la linea laterale, nulla di fatto. È ancora un'opportunità per il Sassano con Gulfo che con le mani appoggia per Coccaro, ancora Gulfo. Effetto un lancio in avanti a cercare Ciuffo. Incitti, rimane a terra Montella che si lamenta. Maiorano per De Nigris. De Nigris sbaglia tutto. De Nigris, incredibile. Una palla che andava controllata con calma, va a recuperare invece Montella. Questa volta è bravo De Angelis, ma poi Borsa, c'è l'intervento e la sfera arriva ancora dell'arciprete, questa volta però in posizione di fuorigioco, il quale va comunque a concludere a rete. Gli uomini del Sassano chiedono l'ammonizione perché la conclusione di dell'arciprete è arrivata dopo il fischio che ne segnalava la posizione irregolare, già battuta. Incitti ancora per De Nigris, De Nigris lungolinea per Trezza, Trezza per Ciuffo, Ciuffo, Ciuffo è costretto ad indietreggiare, poi palla arriva a Maiorano, De Luca, De Luca perde tempo e consente alla retroguardia di... Intanto c'era forse un fallo, l'arbitro lascia correre, vediamo che poi va a chiudere dell'Isola con un colpo di testa, appoggia verso l'estremo difensore Sorriso. Sorriso. C'è un fallo questa volta da parte di Trezza su Amato. Borsa per Montella, ma anche questa volta è finito in posizione di offside. Montella, ricordiamo, aveva iniziato la stagione in eccellenza con il Valdiano prima di essere tagliato dalla formazione del patron Carmine Cardinale. Intanto questa azione con Trezza, Trezza che prova il taglio su Coccaro che non riesce per l'intervento provvidenziale del numero 6 dell'Isola, che è andato a chiudere in maniera precisa e puntuale. Coccaro, ancora Montella, questa volta subisce un fallo da Tergo, Montella. Siamo al 42esimo, già nel 43esimo. Siamo alla quasi fase conclusiva della prima frazione di gioco che vede in vantaggio il Real Pontecagnano qui a Monte San Giacomo nei confronti del Sassano. Real Pontecagnano che batte questo calcio di punizione chiuso molto bene da Incitti, ma la palla resta in possesso della squadra azulgrana. Poi arriva nella zona di Astorino che con le mani fa partire subito Albano, Albano ancora per De Nigris, De Nigris,
non trova compagni e poi la butta in avanti. La va a recuperare ottimamente Ciuffo, Ciuffo che prova a impostare per Cocchero, ancora Ciuffo si impossessa ancora della sfera e poi c'è questa conclusione deviata che va a recuperare l'estremo difensore Sorriso senza problemi, visto che è arrivata in maniera davvero lenta nella zona di sua competenza. Vediamo Sorriso che con tutta calma, visto che la sua squadra è in vantaggio, non ha nessuna intenzione ad accelerare i ritmi, anche perché intanto vediamo dell'Arciprete, ma questa volta Gulfo lo va ad anticipare, guadagnare e va a guadagnare anche un calcio di punizione. Il direttore di gara ha notato un fallo da tergo da parte di dell'Arciprete nei confronti di Gulfo e quindi ha segnato questo calcio di punizione, già battuto dall'estremo difensore Astorino per De Nigris, De Nigris per Albano, Albano per De Luca. De Luca si continua a giocare, Maiorano ha recuperato con un po' di fortuna questo pallone, poi c'è Albano ancora una volta, ma la palla a Maiorano, costretto ad arretrare, ad indietreggiare, a rallentare un po' l'azione, vediamo, poi mette in movimento Trezza, la palla si lotta, poi la prova a recuperare ancora Trezza e se la trascina però oltre la linea di fondo campo. Siamo negli ultimi 30 secondi, tra poco vedremo se il direttore di gara D'Arienzo assegnerà anche il recupero oppure farà terminare la gara al 45esimo. Per il momento non abbiamo nessuna segnalazione, intanto Sorriso effettua questo rinvio, palla recuperata per un istante da Maiorano, poi c'è De Nigris, De Luca con calma, De Luca appoggia ancora su Maiorano, Maiorano per Albano, per Trezza, Trezza prova a far partire ancora Albano, Albano è bravo e c'è un anticipo di Dell'Isola che forse si scontra in maniera fortuita con il numero 6 del Real Pontecagnano, riesce a guadagnare solo una rimessa laterale, vediamo ancora Albano, Albano prova ad accentrarsi, poi mette in mezzo, non c'è nessuno e quindi l'arbitro dice che può bastare così per il primo tempo, si va negli spogliatoi con il Real Pontecagnano in vantaggio 1-0, decide al momento la rete dell'Arciprete al quarto, ci risentiremo dopo per il secondo tempo e il Sassano sta perdendo 1-0. Riprendiamo il collegamento da Monte San Giacomo dove inizia il secondo tempo di Sassano Real Pontecagnano, le squadre sono ritornate in campo con il Real Pontecagnano che conduce questo confronto 1-0. Intanto c'è stato anche un avvicendamento nelle file del Sassano, è uscito il numero 11 Cocchero, è entrato Ciuffo, l'altro Ciuffo, quindi ci sono due Ciuffo in campo, il numero 9 e il numero 18 che si chiamano entrambi Antonio, quindi noi dovremmo fare un po' di differenziazione, visto che quello il numero 18 è biondo, lo chiameremo il biondo. Intanto vediamo che c'è ancora il Real Pontecagnano che si prova a proporre in questa fase iniziale della ripresa con il numero 8 Bifulco. Come nel primo tempo la formazione di casa rischia di essere sorpresa in una delle prime giocate, nel primo tempo al quarto la punita dell'Arciprete, ora stava facendo la stessa cosa a Bifulco, ma è riuscito comunque a guadagnare un calcio d'angolo, palla in mezzo, palla a girare, arriva il numero 6 dell'Isola, poi Incitti prova a liberare con la collaborazione di Gulfo che rinvia in avanti e libera la propria area da una situazione di pericolo. Intanto c'è ancora una rimessa laterale, palla per Maiorano, Maiorano per Trezza, spinto alle spalle, la palla arriva ora a Ciuffo, già battuta la punizione, Maiorano cambia gioco a cercare Albano anticipato, dell'Arciprete tiene il pallone in campo ma sbaglia e la palla arriva a De Nigris, De Nigris scarica su Incitti, Incitti
per Procida. Procida per il numero 16. È entrato, chiedo scusa, il numero 16 Grimaldi, non Ciuffo, quindi avevamo visto male nella esposizione del cartello. È entrato il numero 16 Grimaldi, quindi ha cercato di mettere un uomo in più nella, con propensioni offensive. Intanto Dell'Isola prova a guadagnare qualche metro, soprattutto a guadagnare secondi preziosi. Montella non ci arriva, la palla è preda di Astorino che rilancia lungo, poi De Luca lascia scorrere, poi la va a recuperare, riesce a contenere il ritorno di un avversario, poi c'è Amato, sbaglia la combinazione con De Luca, Incitti di testa, ora c'è Grimaldi prova ad ingaggiare un duello con Sagarese, guadagna solo una rimessa laterale per Maiorano mette a terra, scarica ancora con un compagno, poi appoggia dall'altro lato dove c'è Albano che riesce solo a guadagnare una rimessa laterale. De Luca viene atterrato in maniera fallosa nella parte alta del vertice destro dell'area di rigore, quindi c'è un calcio di punizione per il Sassano. Quando la gara in questa ripresa è stata giocata per 4 minuti, c'è questo calcio di punizione, sulla sfera si porta il solito Albano. C'è un mucchio in area intanto, una mini barriera predisposta dal portiere Sorriso, in questo momento c'è il traversone e c'è Albano, lamenta un tocco di braccio da parte di un avversario, l'arbitro a due passi non è dello stesso avviso, concede solo la battuta dalla bandierina, quindi ci sarà un corner per il Sassano che rimane quindi in fase di attacco. Ancora Albano all'esecuzione di questo corner, palla in mezzo, non c'è nessuno, riparte da questa, dalla propria metà campo il Sassano, poi sbaglia tutto Gulfo e mette in movimento il Real Pontecagnano che può ripartire, prova ad andarsene ancora dell'Arciprete che ingaggia un duello e va a guadagnare un buon calcio d'angolo. Gulfo ha commesso una grossa ingenuità favorendo il Real Pontecagnano che prontamente è ripartito in velocità andando a guadagnare questo corner alla cui battuta va Borsa che con il mancino effettua questo traversone, palla a girare, smanaccia Astorino, palla che resta in possesso della formazione picentina che va a guadagnare anche una rimessa laterale. C'è Giannattasio con le mani, lunga rimessa in area, De Nigris allontana, De Angelis, poi De Luca va a guadagnare questo calcio di punizione, lascia la battuta a Incitti, già fatta per Maiorano, De Nigris, lungo linea a cercare ancora il numero 10 Trezza, poi c'è l'intervento di Guerriero che tocca quel tanto che basta per far giungere la sfera a Sorriso, il quale va con tutta calma ad effettuare il rinvio, guadagnando ancora secondi preziosi, non c'è nessuno del Sassano che va a pressare, per cui con tutta calma può servire dell'Arciprete che viene attaccato in maniera fallosa alle spalle. Quindi c'è questo calcio di punizione assegnato al Real Pontecagnano. Ricordiamo il punteggio, sempre
di 1-0 per la formazione picentina, con il Sassano che non riesce a trovare soluzioni per scardinare la retroguardia. Intanto vediamo che c'è questa buona palla per Ciuffo. Ciuffo supera un avversario, entra in area, scarica su De Luca e De Luca sbaglia in maniera clamorosa. Ciuffo avrebbe potuto concludere e andare in porta, ma ha preferito con una dose eccessiva di altruismo appoggiare su De Luca, che ha sparacchiato in maniera davvero inguardabile da buonissima posizione. Grossa opportunità per il Sassano di pervenire al pareggio quando siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa. E questa forse è l'unica vera occasione avuta dalla squadra del tecnico Cammarano. Un'azione pericolosa creata con Ciuffo, abilissimo a superare l'avversario, era quasi a tu per tu con Sorriso, ha preferito appoggiare alla corrente De Luca, il quale ha sbagliato in maniera clamorosa. Ancora Trezza, Trezza si districa bene, appoggia ancora su De Luca. De Luca attaccato in maniera fallosa, va a guadagnare ancora un calcio di punizione. Tra le proteste degli uomini in casacca azzurrana del Real Ponte Cagnano, in particolare di Montella, un secondo, calcio di punizione ancora sulla palla, il solito Albano. Vedremo se questo calcio da fermo si concretizzerà in modo diverso da quelli precedenti. Albano, palla a girare, c'è una deviazione, non c'è nessuno però del Sassano e quindi la palla è recuperata dalla retroguardia, ma ancora il Sassano con Trezza e che guadagna anche un calcio di punizione. Vediamo, continua a guadagnare calci di punizione il Sassano, questa volta dal versante opposto rispetto al precedente, quasi sotto la nostra tribuna, e c'è ancora Luigi Albano ad effettuare il calcio di punizione. Sorriso predispone una barriera a 4. Tutto pronto. Vediamo che c'è questa battuta di Albano che potrebbe provare anche la conclusione. Palla a girare e infatti va in rete. Rete di Albano. Rete di Albano al decimo minuto. E situazione ristabilita in casa Sassano. Buona battuta. Si è lasciato sorprendere Sorriso, ma l'esecuzione è stata piuttosto bella, quella di Albano che ha superato la barriera ed ha battuto l'estremo difensore del Real Ponte Cagnano. 1-1 in questa ripresa dopo 10 minuti e per il Sassano si riapre la possibilità di riuscire anche a portare a casa i tre punti che sarebbero fondamentali per riuscire ad abbandonare la penultima posizione. Intanto Maiorano è rimasto a terra, c'è questa conclusione da dimenticare da parte del numero 10 Borsa, ma diciamo subito che è cambiato tutto qui a Monte San Giacomo, con il Sassano che è riuscito a pervenire dopo un insistente pressing al pareggio, pareggio che diciamo meritato, anche perché il Real Ponte Cagnano dopo la rete si è limitata a controllare le iniziative senza mai più proporsi. Intanto uno scontro molto fisico tra Montella e Incitti. Vediamo ora il Ponte Cagnano prova ad uscire dal guscio.
Gioco fermo in questo momento, ci sarà un calcio di rimessa laterale. Al decimo della ripresa, quindi il Sassano è pervenuto al pareggio con Albano. Buono il calcio di punizione del difensore di fascia. Ora c'è questo duello aereo con De Angelis che appoggia per Trezza. Trezza riesce a far arrivare il pallone a De Luca. De Luca, De Luca è attaccato ancora da Borsa e va a guadagnare un calcio di punizione già battuto per Maiorano. Maiorano per Ciuffo. Ciuffo rallenta e finisce per perdere palla. C'è stato l'intervento di Dell'Isola che prova a far partire ancora Della Ciprete, il quale però non riesce a controllare la sfera e se la trascina oltre la linea laterale, già battuta. Ora Maiorano, ancora Albano, l'autore della rete che ha dato il pareggio. Bifulco, Bifulco in avanti per Montella. Montella si gira bene, poi scarica su Borsa. Abato ha perso palla, ma poi c'è stato l'intervento di Giannattasio ad evitare guai maggiori per la sua squadra. Riparte ancora Montella, fermato Maiorano. Maiorano per Ciuffo. Ciuffo ancora sbaglia. Ciuffo ha sbagliato una giocata semplice, c'era l'opportunità per far ripartire. Ora c'è un calcio di punizione, il gioco è fermo per il Real Pontecagnano. Alla battuta va Borsa. Borsa cercare dell'arciprete. Montella, palla che sta per arrivare a un compagno, ma c'è l'intervento della retroguardia del Sassano. Ora De Luca, ancora una volta attaccato da Borsa. L'arbitro da Rienzo va ad accertarsi delle condizioni di De Luca, ancora una volta attaccato in maniera fallosa da Tergo. Si rialza il numero 7. La battuta del calcio di punizione è affidata all'estremo difensore Astorino. Quando se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa, ancora un calcio di punizione per il Real Pontecagnà. Ancora un'azione del Real Pontecagnano, fermata per un momento, ma riparte dell'arciprete che entra in area, prova a mettere in mezzo e c'è il mancato intervento da parte di Bifulco. Buona opportunità quindi per il Real Pontecagnano di riportarsi in avanti. Intanto c'è questo intervento di Dell'Isola che in qualche modo riesce a far pervenire la sfera all'estremo difensore. Ancora Grimaldi, Grimaldi in avanti, si lotta nella zona mediana del campo. Ora c'è ancora un calcio di punizione, questa volta a favore del Real Pontecagnano. Partita che entra nel vivo dopo la rete del Sassano. Intanto Trezza prova ad andarsene, supera 1, 2, 3 avversari, ma poi va ad impattare sul corpo di Guerriero e quindi vede sfumare la possibilità della rapida ripartenza. Ancora Trezza, mette in mezzo per Maiorano. Maiorano cambia gioco e chiama in causa Gulfo. Gulfo mette a terra, poi prova a partire e rischia di perdere la palla, vince un rimpallo, ne vince un secondo, poi riesce a servire, prova a servire Trezza ma sbaglia il suggerimento.
Incitti per Maiorano, Maiorano con calma per Grimaldi, Grimaldi prova a far partire De Luca, sbaglia il suggerimento e la sfera termina direttamente a fondo campo, nulla di fatto. Noi ricordiamo il punteggio: Sassano 1, Real Pontecagnano 1. Decidono questo parziale le reti di dell'Arciprete al quarto minuto del primo tempo e quella di Albano al decimo della ripresa, direttamente su calcio di punizione. Ancora Gulfo recupera il pallone di prima intenzione, lo rilancia in avanti dove va a chiudere Dell'Isola con un colpo di testa che manda la palla al proprio portiere. Un pareggio che sicuramente potrebbe più servire al Pontecagnano, che a 26 punti si porterebbe a quota 27 agganciando quindi Poseidon e Buccino, mentre per il Sassano servirebbe poco, da 22 si porterebbe a 23, ma non lascerebbe la penultima posizione da cui è finita ieri, dopo gli anticipi di ieri è scivolata proprio nella penultima posizione, che equivale a retrocessione diretta. Intanto, tra le proteste del pubblico presente quest'oggi al Romanelli, l'arbitro assegna un calcio di punizione al Real Pontecagnano, mentre De Luca rimane a terra inquadrato dal telecino operatore Simone Frari, che assicura le riprese quest'oggi per la nostra emittente. Inquadra proprio De Luca che si rialza, intanto dovrebbe lasciare proprio il campo De Luca. Vediamo che al suo posto entra D'Alto, il numero 14 D'Alto, quindi dal ventesimo, dal diciannovesimo non vedremo più in campo De Luca, che guadagna ora la panchina. Invece al suo posto D'Alto, De Luca anche leggermente infortunato. Invece il gioco riprenderà con questo calcio di punizione per il Real Pontecagnano, affidato al portiere Sorriso. Rinvio in avanti a cercare dell'Arciprete, pallone recuperato dal Sassano per un momento. Ora Maiorano di forza, sgomitando, riesce a guadagnare il pallone. Gulfo mette in avanti, la palla viene respinta dalla retroguardia del Real Pontecagnano e c'è questa rimessa affidata ad D'Alto, che da qualche istante, da pochi secondi, ha preso il posto della numero 7 De Luca. Poi c'è questo intervento energico di testa da parte di De Nigris. Ancora De Nigris, la palla è buona, vediamo che c'è Sorriso costretto ad uscire. Stavano per intervenire su questo rinvio. D'Alto spara in avanti a cercare Ciuffo, la palla arriva a Trezza, ma ancora Dell'Isola sparacchia. Fasi di gioco non bellissime, un po' confuse. Ora De Nigris prova a rilanciare Albano, ma chiude per un momento Guerriero. Albano poi fa arrivare la palla a Trezza lascia partire un tiro e in due tempi Sorriso, facendo correre i brividi ai tifosi del Real Pontecagnano, riesce a bloccare in qualche modo una bella conclusione di Trezza, che era riuscito a liberarsi di un avversario e a tirare con precisione e con una certa forza verso lo specchio della porta avversaria. Ma Sorriso, ancora il Pontecagnano che si propone, entra in area e poi si allunga troppo la palla dell'Arciprete e Astorino riesce a bloccare. Maiorano per Trezza, sta salendo Trezza, prova a partire, palla recuperata ancora, c'è la posizione irregolare questa volta.
finito in fuorigioco l'attaccante del Sassano, per cui si gioca a centrocampo, recupera un buon pallone ciuffo per Gulfo. Gulfo prova a mettere in movimento e lo fa in maniera non precisa per Dalto. Incitti con calma scarica sul portiere Astorino. Astorino effettua questo lungo rilancio a cercare un compagno. Se c'è un errore, vediamo Grimaldi a tu per tu, sbaglia in maniera clamorosa. Grimaldi sbaglia un gol fatto praticamente incredibile. C'è stato un buco nella ripresa, nella difesa del Real Pontecagnano al 24esimo. C'è stato questo errore di Grimaldi che tutto solo davanti a Sorriso ha sbagliato una delle facili occasioni, ma intanto il Sassano ci crede, prova a pigiare il piede sull'acceleratore, ancora un fallo su Montella, ma davvero clamoroso quello che si è manciato Grimaldi. Si era trovato a tu per tu con l'estremo difensore. Calcio di punizione ora per il Sassano. Davvero una ghiotta opportunità per la formazione di casa di ribaltare il punteggio, ma non c'è riuscito. Bravo Trezza, ottimo a vincere questo rimballo. Prova ad andarsene in velocità, attaccato da Giannattasio, ora anche dal numero 7, finisce per perdere palla, poi la perde effettivamente il Real Pontecagnano, sbroglia la situazione che stava facendosi complicata per la propria retroguardia. Incitti con esperienza lontana verso, ora sono in due, c'è la posizione irregolare, fuori gioco di rientro da parte di Ciuffo, prontamente segnalato dall'assistente De Rosa, assistente numero 1. Sorriso batte la punizione a cercare dell'arciprete che fa la sponda, ma De Nigris rinvia sui piedi, però lo fa sui piedi del numero 4 Dalto per Gulfo. Gulfo in avanti, sbaglia tutto Gulfo. Ci sarà la rimessa laterale per il Real Pontecagnano proprio sotto la nostra postazione. Montella lotta con Dalto, va a guadagnare il calcio di punizione con un po' di esperienza. Montella va a guadagnarsi questo calcio di punizione. Alla battuta va Amato. Sulla palla c'è Amato, vediamo, siamo al 26esimo, palla a girare, è ancora un'occasione pericolosissima per il Pontecagnano, prova a ripartire invece in contropiede, Trezza supera un avversario, mette in mezzo a cercare Grimaldi, ma non ci arriva, arriva prima di lui l'estremo difensore Sorriso. Le squadre sono allungatissime in questa fase e quindi c'è la possibilità, ottimo l'anticipo questa volta di Dalto nei confronti del numero 8 Bifulco. Dalto rinvia, anticipa Montella ma mette la palla in fallo laterale, ancora Montella per il numero 3 Sagarese, ancora Montella, scarica su Borsa. Dall'altro lato interviene Guerriero, ancora Borsa
prova il triangolo a cercare dell'arciprete per Montella, Montella mette palla a terra, supera un avversario, poi finisce per perdere palla e può ripartire il Sassano con De Nigris, che poi va a guadagnare un calcio di punizione, chiede anche il giallo per l'avversario, l'arbitro non è dello stesso avviso, già battuta la punizione per Maiorano, Maiorano per Trezza, Trezza, la palla arriva a Gulfo, Gulfo, vediamo che riesce a combinare questa volta il numero 2, supera uno, due avversari, poi scarica su Trezza, Trezza si accende, lascia partire un tiro e va a lambire il palo, ancora una volta pericolo. Pericolosissimo il numero 10 del Sassano, Trezza davvero bravo. Trezza sta diventando una spina nel fianco del Ponte Cagnano, siamo al 28esimo, ancora una buona occasione. A questo punto, oltre a legittimare il pareggio, il Sassano sta legittimando anche la vittoria, che però non è ancora arrivata. Ci sono state un paio di occasioni limpide, la più clamorosa è capitata sui piedi di Grimaldi, che si è presentato a tu per tu con il portiere Sorriso, ma lo ha graziato in maniera incredibile. Ancora Trezza, Trezza va a recuperare ancora un buon pallone, vediamo Trezza, prova a mettere in movimento Gulfo, ma c'è l'intervento in fase di chiusura da parte del retroguardia e poi D'Alto chiude molto bene, appoggia su Maiorano, Maiorano nel cerchio del centrocampo per De Nigris. De Nigris rilancia in avanti per Trezza, la palla sta per arrivare a Ciuffo e Ciuffo sbaglia ancora un'occasione limpida con la difesa del Real Ponte Cagnano, che sta ballando davvero tanto in questa fase, è disattenta e sta favorendo le incursioni degli avanti del Sassano, che però sono alquanto imprecisi e non riescono a finalizzare tutto quello che si presenta sui loro piedi. In questa occasione è stato Ciuffo a sbagliare. Sorriso ovviamente guadagna qualche secondo, ora Trezza va a recuperare un buon pallone e a guadagnare anche l'ennesimo calcio di punizione. Ci avviamo alla mezz'ora di gioco, resta da giocare ancora 15 minuti più recupero, tutto da rifare perché l'arbitro ordina che la punizione deve essere battuta con qualche centimetro più indietro e invita gli uomini del Real Ponte Cagnano ad allontanarsi. Ancora Albano, l'autore della rete che ha dato il pareggio al Sassano, batte questo calcio di punizione, lungo pallone in mezzo, palla e c'è la rete, c'è la rete, c'è la rete, la rete del Sassano alla mezz'ora, una rete importante, quella realizzata dal numero 4 De Angelis, e De Angelis porta in vantaggio il Sassano, Sassano che ora conduce 2-1, è riuscito a ribaltare il punteggio grazie a De Angelis, davvero bravo, e la difesa ancora una volta del Ponte Cagnano è stata incerta, ingenua, e ha favorito De Angelis, che ha piazzato la zampata vincente al 30esimo, quindi De Angelis riporta in avanti il Sassano e c'è anche l'ammonizione nei confronti di Montella, che era andato a protestare. 2-1, una rete pesante per la classifica del Sassano, che ora si porterebbe a quota 25, mentre il Real Ponte Cagnano rimane a quota 26,
abbandona il Sassano a questo punto di nuovo la penultima posizione, che resta nelle mani della Vigor Castellabate, che grazie alla vittoria di ieri si è portata a quota 24. Insomma, una partita importante in chiave play-out, che si era messa in salita, ma gli uomini del tecnico Ammarano e del presidente Ricciardone, con caparbietà, determinazione e convinzione, sono riusciti a ribaltare in questa ripresa con le reti prima di Albano e poi questa zampata di De Angelis a ribaltare il punteggio. Ora sarà il Pontecagnano a dover accelerare i ritmi di gioco per cercare di ristabilire il pareggio, e il Sassano ora in una condizione migliore per riuscire. Maiorano recupera un buon pallone nella zona mediana del campo, ancora Trezza che sembra scatenato, prova a superare uno o due avversari, e c'è anche ancora un calcio di punizione e c'è anche un giallo questa volta nei confronti del numero 8 Bifulchi. Insomma, ora il direttore di gara sta estraendo con una certa continuità i cartellini gialli. Una Sassano che sembra davvero trasformato, e con il Real Pontecagnano che non riesce più a creare occasioni buone dopo essere stato in vantaggio e aver guidato il match per 55 minuti grazie alla marcatura nella prima fase della gara di dell'Arciprete. Ora è il Sassano a tenere il bandolo della matassa, a gestire l'incontro. È fondamentale per la squadra il presidente Ricciardone. Intanto Trezza lascia partire una bordata, ma Sorriso va a bloccare, ha provato una conclusione da oltre 30 metri, il numero 10, sicuramente l'uomo migliore della squadra di casa. Una vera spina nel fianco della retroguardia. Intanto vediamo che c'è una sostituzione nel Real Pontecagnano, esce il numero 3 Sagarese, vediamo chi entra, il numero 17 De Martino. Quindi dal 30, diciamo subito tra qualche istante il minuto preciso della sostituzione, dal 34esimo, quindi non c'è più in campo il numero 3 Sagarese, al suo posto De Martino. Ora c'è la rimessa laterale per il Real Pontecagnano con Montella che non ci arriva, e Trezza allontana per un momento, e poi c'è questa rimessa laterale ancora per la formazione di casa, che ora con calma non accelera i tempi, ovviamente forte del vantaggio che è stato conseguito dalla mezz'ora della ripresa. Vediamo Trezza riesce a controllare il pallone, ma poi se lo trascina oltre la linea che delimita il terreno di gioco. Ancora una rimessa laterale, Trezza, Albano con calma, pallone in avanti, e c'è questo errore, sta per favorire Gulfo, la palla che esce dal rettangolo di gioco, stava ancora per favorire il Sassano, una indecisione, un passaggio arretrato non proprio preciso, un po' avventato, stava per mettere in condizione Gulfo di... Ora c'è Maiorano cambia gioco dall'altro lato dove agisce Trezza questa volta prova a servire Albano, sbaglia la misura, però riesce in qualche modo a mantenere il possesso in campo grazie a questa rimessa laterale affidata al solito Albano. Albano per Trezza supera un paio di avversari, ancora bravissimo, precario equilibrio, riesce anche a tirare, ma poi la retroguardia rilancia. Ora c'è De Nigris in avanti, Amato, ancora chiude molto bene De Nigris. Sassano che ora sta controllando con grande intelligenza tattica questo ritorno, tentativo di ritorno del Real Pontecagnano. Vediamo Gulfo di testa, allontana il pericolo. Il Real Pontecagnano però guadagna metri con questa rimessa laterale di Bifulco. Ancora Bifulco.
Mifulco supera un paio di avversari, riesce a liberarsi bene, poi perde palla e c'è la munizione per De Angelis, reo di aver commesso un fallo e poi aver anche protestato. L'arbitro D'Arienzo ha estratto per lui il cartellino giallo, quindi anche De Angelis, l'autore della rete che al momento sta consentendo al Sassano di condurre questo scontro salvezza, scontro play-out tra la formazione di casa e il Real Ponte Cagnano, è stato ammonito, anche lui finisce tra gli ammoniti. Era capitato anche a De Nigris della sua squadra, ma anche a Bifulco e Montella. E basta per il momento. Vediamo questo calcio di punizione affidato ad Amato, palla in mezzo, Albano allontana, palla recuperata da Trezza, Trezza prova ad andarsene, Trezza guadagna con furbizia un calcio di punizione. Aveva chiesto palla Gulfo, ma è stato bravo Trezza. Siamo al 38esimo, restano da giocare 7 minuti. Calcio di punizione affidato all'esperto Incitti, lungo lancio a cercare proprio Trezza, ma non ci arriva, la palla arriva, sì, proprio a Trezza in questo momento. Aveva cercato invece Grimaldi, poi cade. Riparte Guerriero, attaccato da Maiorano, riesce a superarlo e a far arrivare il pallone a borsa. Ora c'è Bifulco, Bifulco sulla sinistra, apre per Montella, Montella si allunga la palla e la finisce per perdere, D'Alto poi spazza via. Ora si riparte dall'altro lato. Ottimo il recupero di Grimaldi, ora c'è Maiorano, Maiorano rilancia in avanti a cercare uno tra Ciuffo e Grimaldi, non trova nessuno dei due e c'è la possibilità per il Real Ponte Cagnano di impostare questa nuova azione, ma Albano con grande calma chiude con la collaborazione di De Nigris, poi c'è Grimaldi, Grimaldi ma Amato riesce ad avere la meglio e serve Giannattasio. Giannattasio in qualche modo riesce ancora a far arrivare la palla ad Amato, attaccato fallosamente da parte di Trezza, guadagna questo calcio di punizione, cerca di affrettare i tempi il Real Ponte Cagnano che dopo essere stato a lungo in vantaggio si trova ora ad inseguire un pareggio che avrebbe un grosso significato per la squadra picentina ma che rischia di penalizzare in modo pesante. Vediamo che ora c'è questa conclusione da parte di Guerriero, la palla danza al limite dell'area e poi l'arbitro interrompe il gioco per assegnare un calcio di punizione, ma è rimasto a terra anche Albano. Siamo al 40esimo della ripresa, restano da giocare 5 minuti più l'eventuale recupero che sarà accordato, dovrebbe essere non meno di 3 minuti di recupero, quindi restano almeno 8 minuti ancora da giocare di speranza per il Real Ponte Cagnano di pareggiare e di speranza per riuscire a vincere. Intanto c'è stato questo errore di Albano, ma De Nigris è stato bravo ad evitare il ritorno, bravo intanto Trezza, Trezza se n'è andato in modo spettacolare e guadagna metri, poi la palla arriva al numero 11, al numero 17 De Martino. Si continua a giocare a centrocampo, Montella, Montella prova ad andarsene, appoggia su Borsa, mette in mezzo per Amato, Amato con calma scarica su Guerriero, prova ad andarsene, non ci pensa due volte De Nigris a sparare lontano dalla propria area il pallone, c'è una rimessa laterale ora per
il Real Pontecagnano. Montella, Montella attaccato da Maiorano, guadagna un calcio di posizione da buona posizione. Seguiamo questo calcio di punizione del Real Pontecagnano. Sulla palla c'è il numero 4 Amato. Assorino predispone la barriera, vediamo. Vediamo il numero 4, al suo fianco c'è un altro uomo. C'è questo calcio di punizione che finisce sulla barriera. Chiedono anche un tocco di braccio, ma riesce a rinviare. È il Sorriso che rinvia in avanti. D'Alto, c'è la posizione irregolare. Ci sarà il calcio di punizione. Siamo al 43esimo. Restano da giocare 2 minuti più il recupero. Ovviamente ora il Sassano con tutta calma va ad effettuare questo calcio di punizione. Non ha nessun interesse, sarebbero 3 punti fondamentali per la squadra del presidente Ricciardone, che salirebbe così a quota 25, a meno 1 proprio dal Real Pontecagnano, supererebbe nuovamente la Vigor Castellabate, ma c'è ancora da giocare. Vediamo Trezza, Trezza guadagna anche un calcio di punizione. C'è stato un fallo piuttosto deciso da parte del numero 6 dell'Isola. Forse c'erano anche gli estremi per il giallo, ma e vediamo che l'arbitro invita anche i sanitari del Sassano ad entrare in campo, perché il numero 10 si è fatto davvero male, ma ha segnato solo il calcio di punizione. Intanto sono secondi preziosi che se ne vanno, perché siamo entrati nell'ultimo giro di lancette, poi sarà solo recupero. Solo recupero che andremo a vedere in che misura, in che entità sarà accordato dal direttore di gara, il signor D'Arienzo di Salerno. È arrivato nei pressi anche il portiere capitano Astorino per cercare di colloquiare con il direttore di gara per la mancata assegnazione del cartellino giallo. Ora vediamo questo calcio di punizione da posizione centrale. Sulla palla c'è Trezza, c'è anche Maiorano. Dovrebbe essere Grimaldi a battere questo calcio di punizione. Palla a girare e il pallone che viene toccato da Sorriso. Ci sarà un calcio d'angolo, quindi Sassano che prova a chiudere in attacco. La partita ormai il 90esimo è scaduto da 5 minuti, sono 5 i minuti di recupero. In questo momento il direttore di gara, quindi altri 300 secondi, ma il primo già se n'è andato, il primo minuto. Intanto c'è questa deviazione. Rinvio in avanti. Sorriso, rinvia lunghissimo per Montella. Si lotta ora caparbiamente su ogni palla. D'Alto con calma, De Angelis sparacchia in avanti, guadagna altri secondi preziosi. Siamo al 46esimo e mezzo.
altri 3 minuti e mezzo da giocare. Dalto con calma all'indietro per Incitti che rinvia, costretto dell'Isola a chiamare in causa Sorriso. Ora Procida attaccato da Gulfo, mette in avanti ma sui piedi di Grimaldi. Ora Gulfo guadagna un calcio di punizione importante. Procida e il Sassano interrompe, spezza la manovra del Real Pontecagnano, guadagna altri secondi preziosi che lo conducono verso questa vittoria davvero molto importante in chiave salvezza. Si riporta a quota 25. Vediamo però, resta ancora da giocare qualcosa. Dalto effettua questo traversone, Amato per Montella che viene anticipato. Albano con calma. De Nigris non ci pensa due volte a spazzare in avanti, ma lo fa in maniera troppo profonda. Incitti prova anticipato questa volta, però Montella poi Astorino con tutta calma va a controllare il pallone e a recuperarlo. Siamo al 48esimo. C'è la calcio di punizione per il Real Pontecagnano. Lungo rilancio in avanti a cercare Montella, ma Maiorano ribatte. Poi c'è il numero 5 Giannattasio. De Angelis. C'è la posizione irregolare di Grimaldi. Un minuto resta da giocare, siamo davvero all'ultimo assalto. Intanto c'è ancora una sostituzione, esce il numero 4 infortunato, il numero 4 Amato, entra il numero 15 Dauria. Quindi un'ulteriore sostituzione che potrebbe far allungare di 30 secondi questa partita. Con il calcio di punizione affidato all'estremo difensore Sorriso, palla in mezzo e c'è la svirgolata da parte di Ciuffo e c'è il corner, errore di Ciuffo. E ancora un'ultima possibilità per il Real Pontecagnano, errore grave di Ciuffo, quest'oggi una partita sotto misura. Scende in attacco anche Sorriso, disperato assalto da parte del Real Pontecagnano che tenta questa soluzione. È proprio Sorriso e c'è il salvataggio sulla linea ed esulta come se avesse realizzato una rete il numero 5 De Nigris, ma c'è stata una davvero un grosso rischio per l'errore commesso da Ciuffo. Ma ancora la partita non è finita, siamo ben di 20 secondi, intanto la palla danza in area e no, l'arbitro circondato dagli uomini del Pontecagnano che invocano il rigore e l'arbitro chiedevano il penalty. Sorriso aveva creato in precedenza una grossa opportunità, ma De Nigris ha salvato. Ora c'è la rimessa, sarebbe opportuno che arrivasse il triplice fischio. Vediamo che c'è, ormai siamo al 51esimo abbondante di questa, sono 6 minuti ed arriva il triplice fischio, il Sassano vince 2-1 con il Pontecagnano grazie alle reti di Albano e De Angelis. 2-1
e il Real Pontecagnano esce battuto nonostante il vantaggio iniziale. Il Sassano si porta a quota 25, resta a 26 il Real Pontecagnano. La lotta per i playout è apertissima. Gerardo Lobosco, che ha commentato la gara, e Simone Frari, che ha assicurato le riprese televisive, vi salutano e vi danno appuntamento ad una prossima occasione. Buona serata. Vittoria soffertissima, presidente Domenico Ricciardone, e dopo il vantaggio iniziale del Real Pontecagnano i suoi ragazzi sono riusciti ad ottenere una vittoria fondamentale per riuscire ad ottenere questo ambito traguardo salvezza. Meno male, abbiamo sofferto fino al 49esimo, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, siamo stati un poco fortunati al 44esimo che loro volevano tutti i costi quel rigore inesistente. Noi con Grimaldi abbiamo sbagliato il terzo gol, il ragazzo stanco e quindi è anche da perdonare. Ma avevamo preparato questa settimana e ci tenevamo a portare quest'altra 3 punti a casa per continuare a sperare nella nostra salvezza. Ecco, dopo la vittoria del Vigor Castellabate, la classifica davvero era diventata difficile per il Sassano. Questa vittoria era fondamentale e si è riuscita a centrarla. Meno male, siamo a 25 punti, e quindi abbiamo scavalcato almeno altre 2 squadre e siamo, mi sembra, 6th ultimi. Però dobbiamo ancora preparare quest'altra trasferta ad Amalfi. E vediamo cosa succederà sabato prossimo. La lotta per la salvezza è apertissima. Sì, a questo punto è apertissima. E noi ci crediamo, ma abbiamo altre 7 partite da combattere fino alla fine. Mister Angelo Quaglio, un volto noto nel Vallo di Diano per i suoi trascorsi nella storico Valdiano, oggi tecnico del Real Pontecagnano in questo scontro diretto per la salvezza contro il Sassano. Dopo il vantaggio iniziale c'è stato il ritorno del Sassano, che poi è riuscito a ribaltare e a vincere la partita. Un suo giudizio su questa gara? Il mio giudizio è che il risultato è probabilmente, in virtù delle occasioni create, era più giusto un risultato di parità. Però il Sassano, devo dire, nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, ma il motivo principale è che noi eravamo imbottiti di under, perché erano fuori ben 8 giocatori tra squalifiche e infortuni, e non si possono regalare tanti giocatori. Alla lunga non hanno retto la tensione e qualche errore l'abbiamo commesso, fermo restando che abbiamo dei limiti, grossi limiti. Ecco mister, la lotta a salvezza è apertissima, questa sconfitta vi fa precipitare di nuovo nella zona, però la classifica è cortissima, il Sassano ora è a -1 da voi, ma tutte le altre non è che sono tanto distanti. No, siamo praticamente tutte le squadre in 4-5 punti, quindi una vittoria ti tira fuori, una non vittoria ti risucchia dentro, è un momento così del campionato, ci vorrà ancora qualche giornata prima che si delineino bene le situazioni. È normale che le squadre in questo momento, chi ha a disposizione tutta la rosa, riuscirà a tirarsi fuori, chi ha dei problemi come noi, bisogna insomma lavorare molto, è sodo. Mister Cammarano, ancora una vittoria importante in chiave salvezza, ancora una vittoria in rimonta contro una diretta antagonista come il Real Pontecagnano. Ora la salvezza è sempre più alla portata di questo Sassano. Beh, noi la squadra ha reagito a un momento no di quella partita che abbiamo perso in casa 3 domeniche fa. Dopo quella partita abbiamo fatto un risultato che vale doppio, diciamo, perché andare a vincere a Castellabate con la seconda in classifica, diciamo, non sono 3 punti ma sono bensì 6 punti, perché non credo che le altre squadre ci andranno a vincere così facilmente. Oggi era uno scontro diretto e dopo che abbiamo subito un gol con un vento sfavorevole che ci ha un po' ingannato i miei giocatori, pure il portiere, però abbiamo avuto la caparbietà e il carattere di reagire, e oggi possiamo dire che siamo per la prima volta 4th ultimi in classifica. Ecco, ora c'è ancora però tanto da lottare, perché la classifica è cortissima, come dicevamo anche con il tecnico Angelo Quaglia, e c'è ancora tutto da decidere. Sì, siamo a 6 punti dall'Olympic Salerno e a 6 punti dai playoff, perché quest'anno i playoff non ci saranno, però per dare un'immagine e un'impressione della classifica, come così corta, noi sabato andremo a giocarcela con un'altra concorrente che
ora ce l'abbiamo un punto e andremo a farci la nostra partita senza nessun remore della squadra che andremo a affrontare, e sarà così per ogni partita. Io gli ho detto ai ragazzi, noi dovremo lottare con quelle che stanno più alte di noi e quelle che stanno più basse di noi, così ci possiamo salvare. Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo-Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale.